Beh, insomma, una sorpresina in cambio di una sorpresona, perché io, come tutti i sabati, guardavo Ballando sotto le stelle per divertirmi finalmente un po', e mi sono visto nominato, riverito, eccetera, ossequiato e annunciato praticamente attraverso le esibizioni di Nino Frassica e di Maurizio Ferrini. Ogni giorno la vita è una grande corrida. Quindi voglio ringraziare moltissimo Milly di essersi ricordata di me, di avermi citato come la sua scopritrice. Ecco, Livigno. Ciao, ciao amici, ciao Renzo, qui Milly dal piccolo Tibet. Ho visto per la prima volta, qualcuno me lo chiede, sui pattini, faceva delle cose sui pattini. Io penserai, diventerà una grandissima atleta, c'ha il coraggio, c'ha la statura, c'ha la bellezza, eccetera, eccetera. E invece è diventata una grandissima atleta della televisione. Ecco qui un glorioso asino del famoso Palio di Alba, aiuto! Perché lei fa contemporaneamente la regista, l'annunciatrice, l'autrice di un programma complicatissimo come Ballando sotto le stelle, un ambaradan bellissimo, curiosissimo naturalmente, e è venuta fuori tutto il talento di questa straordinaria ragazza che è Milly Carlucci. Sono molto orgoglioso di aver contribuito pochissimo alla sua popolarità quando individuai in quella ragazza dei pattini una ragazza che probabilmente avrebbe fatto una grande carriera. Ma tanta, ma tanta, ma tanta. A tutti ciao.